Ultima giornata oggi per la 7ª edizione della rassegna gastronomica che l'Istituto Alberghiero di Pagani organizza con intitolazione ad Antonio Esposito Ferraioli. In mattinata all'Auditorium Sant'Alfonso un convegno dal titolo impegnativo e particolarmente suggestivo, foriero di riflessioni. La storia è maestra di vita, con un punto interrogativo che è tutto un programma e un sottotitolo altrettanto stimolante, Shoah e non solo. Gremita la sala che ha assistito anche ad alcune proiezioni video sul tema dei grandi crimini contro l'umanità, dallo sterminio degli ebrei ai morti delle foibe, passando dalle purghe staliniane al genocidio degli armeni. Parallelamente, presso la sede della scuola in via De Gasperi, l'allestimento del pranzo di gara preparato dagli studenti per le autorità che hanno partecipato alla seconda e ultima parte del programma di giornata, le conclusioni affidate alla dirigente Rosanna Rosa e al fratello di Antonio Esposito Ferraioli, cui è intitolata la rassegna, che a nome della famiglia ha consegnato le borse di studio che ogni anno vengono messe a disposizione degli studenti che brillano per risultati e impegno. Tra i partecipanti a questa 7ª edizione della rassegna gastronomica non solo gli studenti del Pittoni, ma anche delegazioni di altre 5 scuole alberghiere di tutto il territorio. L'Ancel Kiss di Castelnuovo Cilento, Salerno il Cervia di Cervia Ravenna, Lugo Tognazzi di Pollena Trocchia, Napoli, il Vittorio Veneto di Scampia, Napoli, e il Federico II di Svevia di Termoli, Campobasso. È uno che quando ha scritto il Menka. Un momento clou di questa 7ª edizione della rassegna nazionale enogastronomica qui all'Istituto Pittoni. Le varie scuole ospiti si sfideranno nella preparazione di un piatto e l'ingrediente principe è il cipollotto nocerino. Oggi preparerà un antipasto a base di cipollotto nocerino DOP. E sarà un piatto che sarà composto da un tortino di cipollotto e caciocavallo silano, 2 stecche di cipollotti, una con un nero di cipollotto e l'altra con una pasta di nocciole e gifoni, e un carpaccio di vitellone bianco dell'Appennino centrale e un piccolo fritto di cipollotti. Un piatto di pasta chiamato scarponcello, che è a base di peperoni e pomodoro della Grotta Nocerino. Oggi farò un fusillo al ferro con genovese di seppie. Oggi preparerò un primo piatto a base di cipollotto, per scelta obbligata è il tema principale del nostro concorso, ripieni alla bufala e fico bianco del Cilento su una crema di carciofi. Noi abbiamo da tanti ingredienti nell'agro nocerino da valutare. Si dà preferenza al cipollotto perché è un prodotto DOP degli ultimi anni e quindi con la speranza che questi ragazzi che si cimentano fanno conoscere non solo in Campania ma nella parte d'Italia il valore di questo ingrediente della buona cucina italiana. Come bisogna approcciarsi a questo prodotto? Qual è la sua caratteristica? Allora, anzitutto è molto dolce, quindi ha tutte le caratteristiche e poi è molto diversificato, cioè si può preparare in tanti modi, in frittata, crudo, cotto, una crema, una qualsiasi cosa, cioè il prodotto è molto duttile, nel senso che si può preparare in vari modi.